Buongiorno, 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 oh mio Dio, buongiorno. Devo rompere la parola. Ragazze, oggi faremo una fantastica colazione, una fantastica colazione, una fantastica colazione. Come dite? Faremo, ragazze, nuovo video cosa mangio in un giorno, in cui vi voglio dire cosa mangio io post sgarro, perché praticamente, oh mio Dio, oggi è domenica e oh mio Dio, sta sbattendo tutto, e ieri siamo andati a comunque abbiamo mangiato abbastanza, e comunque il giorno dopo voi mi chiedete sempre cosa mangiare, io vi dico regolatevi anche in base al vostro corpo, e perché se avete fame, io alcune volte ho poca fame, mi sento molto gonfia se esagero proprio, quindi mangio poco. Altre volte continuo a mangiare bene, l'importante è mangiare sano, mangiare normale e bere tanto. Non vi imponete di digiunare il giorno dopo, insomma, come punizione. Semplicemente se vi viene di mangiare di meno perché avete meno fame, ok, va bene. Ma basta che voi torniate alle vostre sane abitudini e mangiate sano. Comunque scusate che io sono in disabilità, sono senza tocco appena svegliata in pigiama, ma stiamo facendo colazione, quindi è tutto vero, tutto vero. Facciamo questi qua, i brownie, questi sono buonissimi, è un esempio di colazione sana che io vi straconsiglio, sono troppo troppo buoni, io ne ho fatti veramente tantissimi, perché sono buoni, piacciono anche a Dario, sono al cioccolato, adesso li faremo provare anche a Matteo, sono buoni e ci vuole pochissimo tempo per farli. Ho un preparato già pronto e lo trovate su Food Spring. Io li adoro davvero, ve li straconsiglio, e assieme a tutte le altre cose di Food Spring, perché è un sito che ha cose veramente buone. E se li volete provare, usate il mio codice sconto che è CarlitaYT, ve lo metto anche nel box info, e assolutamente se fate un ordine prendeteli, perché vi troverete bene per colazioni e merende, li preparate la mattina, ci fate colazione e merenda, li conservate anche per il giorno dopo, sono buoni. Adesso vi faccio vedere come sono e si preparano in pochissimi minuti, sano, light e buono. Vai, adesso piano piano dobbiamo arrivare a 175, zia, piano piano, basta, 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 zia, basta, basta, zia, troppo messo, ah no, ancora, perché, vai ancora, aspetta, 175, vai, vai, nel frattempo c'è anche Pupi che supervisiona tutto, siamo nella mia cucina, vai, ancora un po', amore, stiamo facendo la colazione. Ancora un po', cioè, andiamo a versare questo qua, vai, versalo piano piano. Dove deve arrivare? No, tutto lo dobbiamo mettere, zia, stiamo facendo molto perché così ce lo conserviamo. Vedete, ci sono proprio pezzetti di cioccolato, tutto vai. Sì, però mescoliamo man mano, ecco, tu versi e io mescolo. Bravo, che bella aiutante che oggi, un ospite speciale nel mio video, grazie Matteo, come sei bravo. Sei bravissimo, Matteo. Allora, buon appetito. Com'è, Matteo? Che profumo ha? Di cioccolata. Ti piace? È andato a far odorare questo a Dario, ha detto, zio, senti che odore. Vai, mescola, mescola. Adesso semplicemente avete visto, si aggiunge il latte a questo e lo mettete in un forno nel vuoto ed è fatto. Proprio, è vero, che buono, bravo, mi piace. Sì, piena sfornato, guardate qua dentro, c'è proprio la cioccolata, duro. Siete delle bruttissime persone che mi avete rovinato tutta la tavola. Guardate qua che meraviglia, ragazzi, si mangia, buon appetito. Amore, amore, sei diventato basso. Eccoci qua, buon appetito Pupi, anche Pupi. È buonissimo, ragazze, io ve lo straconsiglio. Quarto d'ora per cuocersi nel forno e subito si è fatto. Vi metto il link nel box informazione. Come, amore? Buona. Meno male, approvato da Dario, ok. Non fa niente, si è attaccata, è importante che...
c'è lo stesso sapore. Ha detto zia non fa niente perché sarà un pochino attaccata, però è buonissima, vi giuro, è proprio. Guardate qua con le cose nere di cioccolata. Buono, cioccolata. È buono veramente. Cosa c'è? Ragazzi, eccoci di nuovo qui nella mia bella cucina, tutta pulita e sistemata, per preparare una fantastica ricetta. Allora, qua ho fatto, adesso vi faccio vedere. Ho preparato, ragazze, delle cosce di pollo, per cambiare, perché non è detto che bisogna mangiare sempre petto di pollo. Ho preparato delle coscette di pollo completamente sgrassate e senza pelle. Ci ho messo i piselli, la cipolla, un po' di pomodorini, qualche cucchiaio di salsa di pomodoro, e poi ho messo del basilico, un po' di curry, un po' di spezie, ho messo un po' di curry e un po' di noce moscata, e ho fatto cuocere tutto insieme, quindi senza ulteriore condimento. Poi metterò un po' d'olio a crudo. E qua invece voglio fare questa pasta, che questa abbiamo comprato, una pasta integrale che abbiamo comprato in Puglia quest'anno, e voglio fare appunto questa qua. E quindi poi dopo magari ci mettiamo un po' di parmigiano e viene una cosa che ci lecchiamo i baffi. Ho preparato già anche la tavola, guardate che bella la mia tavola, vi piace? I tovaglioli li ho comprati da Maison du Monde, già so che me lo chiederete, voi volete sapere tutto, ma fate bene perché anche io sono così. E niente, e lei mi segue, e è quasi pronto a mamma. E voilà ragazze, pronto il nostro meraviglioso pranzetto. Guardate qua che meraviglia, amore. Sì, guarda che meraviglia, per la tua gioia. Allora, pasta integrale con piselli, pomodoro e le coscette di pollo con i piselli, basilico. Adesso mettiamo anche un po' d'olio a crudo e un po' di parmigiano. Vai amore con la cascata. Lo mettiamo dopo. Wow, che meraviglia, guardate qua, guardate. Che buon appetito! Buon appetito! Buon appetito! Come odora! Com'è amore? È molto invitante! Buon appetito amore! Buon appetito! Ragazzi, il motivo per cui io metto tutto nello stesso piatto, sia la pasta, perché spesso me lo chiedete, è perché in questo modo tu fai piatto unico, ti sembra prima di tutto di più. Poi dopo, se avessi messo la pasta e dopo la seconda portata il pollo, sicuramente qualcuno più cattivello desiderava il pane, e invece così, mangiando tutto insieme, desideri un po' meno il pane, vero amore? Sì. Ragazzi, allora, merenda, approfitto per dirvi questa cosa e farvi vedere delle varianti, perché voi mi chiedete sempre questa cosa della merenda. Ovviamente no merendine, no biscotti confezionati, evitare, cioè deve essere uno sfizio quello, il biscotto oppure la cioccolata. Ovviamente se io devo andare ad allenarmi, devo fare una merenda anche proteica, anche ci devono essere carboidrati, ma anche proteica, ci devono essere proteine. Quindi come fonte di proteina lo yogurt, che adesso mi sto mangiando praticamente lo yogurt, e sto preferendo questo qua 2, che lo trovo meno acidulo e un po' più dolce. Ovviamente il 2% di grassi è talmente basso che non fa differenza. Io vi consiglio di provarlo, se non vi piace quello 0, che è troppo acidulo, potete provare questo qua, è molto molto più gradevole, e accompagno da un frutto e da delle gallette come fonte di carboidrati. Quindi mangio qualche galletta, un frutto, lo yogurt, in base poi alle mie quantità del mio piano alimentare. In alternativa, a volte, poiché mi stufa lo yogurt, posso mangiare questi qua. Questi ve li straconsiglio, sono i fiocchi di latte, hanno pochi grassi e hanno proteine, sono molto buoni, li potete spalmare ad esempio sulle gallette. Quindi spaziate un po' con la fantasia, non vi annoiate mai. E
Oppure, se voglio fare magari uno spuntino salato, posso mangiare del tonno, ovviamente questo qua leggero, oppure quello là senza olio, e sempre lo metto sulle gallette e mi sgranocchio le gallette. Quindi vi ho dato tre varianti, dolce, salata, in base alle vostre esigenze. Ovviamente, se vi dovete allenare, ricordate di fare uno spuntino un po' prima. Io mi sto trovando bene a fare merenda abbastanza prima. Prima mangiavo tipo un'oretta prima. Ho notato che invece se riesco a fare lo spuntino un po' prima ancora, con lo stomaco più svuotato, riesco ad allenarmi meglio, perché mi sento più leggera. Con lo stomaco appesantito mi sento più pesante e rendo di meno in allenamento. Quindi io vi consiglio, provate a mangiare anche 2 ore prima e vedrete che vi allenerete con più energia. Paradossalmente vi allenerete con più energia. Quindi ci vediamo dopo per la cena. Ragazze, stasera per cena abbiamo preparato del tacchino con insalatine, pomodori, tanto basilico perché mi piace il basilico, e il riso con cipolla e carotine, anche per il mio amore. Buono, sano e leggero. Buono, vero? Sano e leggero. Buono e leggero. Buon appetito. Tutto per il nostro PT. Esatto, guarda PT come siamo buoni, bravi e buoni. Ragazzi, questa è la colazione che ho preparato per domani per il mio amore. Guardate qua che meraviglia. È tipo un misto fra un plum cake e un pancake. È buonissimo. Fatemi sapere se vi piacerebbe anche un video aggiornato sul mio pancake e anche un video sulle mie colazioni magari preferite. Posso fare un video solo con le colazioni, perché io ogni sera preparo la colazione al mio amore per il mattino dopo, e mi sbizzarrisco per provargli sempre qualcosa di speciale, comunque molto sano e leggero, però buonissimo. E... buonanotte, spero che il video vi sia piaciuto e lasciatemi tanti tanti like se vi piacciono le mie ricettine fit. Buonanotte. Buonanotte.